tanti hanno aperto partite IVA perché non avevano un lavoro, quindi se lo sono create, se lo sono inventati. E quindi il sogno di molti è diventato l'incubo. Partite IVA sul piede di guerra anche a Pontedera. Artigiani, commercianti, parrucchieri ed estetiste in difficoltà per la chiusura forzata di questo periodo si sono dati appuntamento sotto il municipio e hanno consegnato al sindaco le chiavi delle loro attività. È come mettere nelle mani del sindaco la nostra vita, la nostra esistenza, i nostri sacrifici, il nostro sudore, anche delle nostre famiglie che ci hanno insegnato la passione per il lavoro. Le partite IVA, le piccole e medie imprese rappresentano il 90% del tessuto economico dell'Italia. Lo Stato ci ha messo in una condizione dal 7 di marzo con il primo decreto di chiudere e ad oggi non abbiamo nessuna notizia certa. Sicuramente non veniamo nemmeno nominati. Il problema è che noi esistiamo, noi abbiamo dei dipendenti, abbiamo delle famiglie anche noi, abbiamo dei costi che stiamo sostenendo. E non abbiamo nessuna certezza. Il sindaco Matteo Franconi assicura le partite IVA sul proprio supporto e su quello di tutta l'amministrazione. Queste esigenze si raccolgono facendoci portavoce di necessità e bisogni che sono collettivi di una città che ha voglia di ripartire, ha voglia di farlo con senso di responsabilità, ha voglia di far sentire la sua voce ai tavoli nazionali e regionali, dove c'è bisogno di azioni concrete e finanziamenti per la ripartenza del territorio.